Ogni scala, ogni tonalità ci mette a disposizione un insieme di suoni che possiamo utilizzare per costruire la nostra musica. Possiamo utilizzare un suono alla volta, creando semplici melodie. Possiamo utilizzare più suoni insieme, creando accordi e armonie. Ma quali accordi possiamo costruire sui gradi della scala maggiore? Sul primo grado della scala, chiamato tonica, troviamo sempre un accordo maggiore. Sul secondo grado, chiamato sopratonica, troviamo sempre un accordo minore. Sul terzo grado, chiamato modale, troviamo sempre un accordo minore. Sul quarto grado, chiamato sottodominante, troviamo sempre un accordo maggiore. Sul quinto grado, chiamato dominante, troviamo sempre un accordo maggiore. Sul sesto grado, chiamato sopradominante, troviamo sempre un accordo minore. Sul settimo grado, chiamato sensibile, troviamo sempre un accordo diminuito. Possiamo combinare questi accordi per creare diversi giri armonici con i quali accompagnare le nostre canzoni.